Beh, come esperienza multimediale è sicuramente molto interessante avere questi schermi con questo gioco di specchi e luce. E poi dando un'occhiata ai numeri, comunque abbiamo visto cose che qualche volta magari senti su internet, su Instagram, sui social, anche in TV. Vederli messi tutti in, diciamo, vicini, paragonarli, è stato interessante, anche ci ha fatto, diciamo, suscitare qualche domanda non di poco conto, ecco. Il riconoscimento di SBTI è importantissimo perché ci offre da un lato un punto d'arrivo e il riconoscimento che i nostri obiettivi di transizione climatica sono sostenibili e realistici, ma è anche uno stimolo importantissimo a proseguire su una strada che tutto il gruppo e le sue aziende stanno percorrendo, vale a dire non quello della sostenibilità a parole ma quello della sostenibilità nei fatti. Ed è la ragione per la quale noi vogliamo lavorare insieme con tutta la nostra catena di valore. E la nostra catena di valore comprende le aziende che lavorano con noi, comprende i subfornitori, comprende i viaggiatori. I viaggiatori sono persone, sono soggetti, devono essere attivi da questo punto di vista, perché la sostenibilità è un'impresa partecipata, collettiva, che deve essere fatta ciascuno per la propria parte. Per questo che siamo molto grati a UOA proprio per aver realizzato quest'opera immersiva che rende coinvolgente, accessibile, proprio da toccare con mano, quelli che sono i viaggi, quelli che sono le sostenibilità dei viaggi, quelli che sono i dati alla base dei risultati che andiamo ottenendo. Gestione delle infrastrutture e sostenibilità sono obiettivi compatibili e direi essenziale nella società moderna. Questa occasione, il fatto che l'aeroporto riesca a mettere al centro dell'attenzione il passeggero, i servizi al passeggero con la sostenibilità, è un obiettivo, e il fatto che ci siano organismi internazionali indipendenti che danno all'aeroporto di Fiumicino questi riconoscimenti, sia in tema di servizi al viaggiatore che contemporaneamente in tema di sostenibilità, vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta. Oh, it's good. Quite impressive, and it is interesting for the user interface, and it could be easy for the easy operation, and could be for the all of the people easy to understand, useful for future, I hope.